Con il Giro d'Italia, anche un grande campione del passato ha fatto tappa sull'asfalto delle strade calabresi. È Francesco Moser, professionista della bici dal 1973 al 1988, che vinse un Giro d'Italia, 3 Parigi-Roubaix, 2 Giri di Lombardia ed una Milano-Sanremo, oltre ad un campionato del mondo su strada ed uno su pista. Un intenditore, dunque, che ha ancora voglia di pedalare. In Calabria sono venuto a correre la prima volta nel 1973 ancora, è passato qualche anno, il famoso Giro di Reggio Calabria che adesso non si fa più perché non c'è più gli sponsor, non lo so, ma comunque era ai nostri tempi il Giro di Reggio Calabria era considerata una grande classica. Io l'ho vinta poi nel 74 e si faceva tutto il giro della punta, si partiva a Reggio, si andava giù, si andava su fino a Locri, da quelle parti adesso, poi si faceva il Monte Zomaro e si veniva giù qui a Gioia Tauro, Palmi, si andava giù fino a Reggio Calabria da Villa San Giovanni, l'arrivo era sul lungomare di Reggio, è una corsa che me la ricordo molto bene, poi siamo passati diverse volte anche col Giro d'Italia e ho vinto una tappa a diamante io del Giro. In volata, non so che sarà stato l'81-82.